Il sabato sera si canta, ma la domenica tutti allo stadio, dove da qualche anno anche le donne fanno del serio presenzialismo. Le finte bionde hanno la loro bella tessera nel settore VIP. Stasera ci abbiamo una cena al Circolo Parioli. Che ti sei fatta? Ah, niente, una cosetta. La gonna è Versace, il top me l'ha fatto una sartina, sembra chissà che, invece ho speso meno di uno. Beata te che c'è sto carattere sbarazzino, io guarda senza firmarla da cima di capelli fino ai piedi mi sento che te devo dire, come una zingara. L'unico problema è che sta sartina ha cominciato un poco a montarsi la testa, a forza di copiare, Valentino Armani si crede Laura Biagiotti, mortacci tua e dittacci tua. Ci tua. Ho visto una casa sua di... Dimmi. È la casa nuova di Garbini a Venezia, mamma mia come picchia, fa proprio male. Che bel tipo sto Gardini, assomiglia un po' come Gigi mio. È vero, spiccicato. Devi morire, devi morire, devi morire. C'è sta un bagno che pare sto stadio, pazzesco. Pieno di marmi. Gnacuzzi? Ma magari non lo vuoi. Ma mica Gnacuzzi normale. No. È come il lago del Bracciano. Allora, tu puoi infilare il dito nella piaga. Sapessi quante volte l'ho detto a Gigi mio. Facciamoci un Gnacuzzi. No, facciamoci un Gnacuzzi. Niente, non mi capisce. Sta diventando tirchio come un genovese. Poi è capace di perdere 2 milioni in una serata a Gigi. Mi fa una rabbia, guarda. Con tutti i soldi che ha perso a Gigi negli ultimi 2 anni. Altro che Gnacuzzi. Ma come può già annulla sto cornuto? Ce l'ha annullato?